Bebè squalo non mangia le verdure. C'era una volta, in fondo al mare, un piccolo squalo tutto allegro di nome Bebè squalo. Bebè squalo amava giocare con le alghe, inseguire i pesciolini e saltare le onde, ma c'era una cosa che proprio non gli piaceva: le verdure. Mamma squalo cercava in tutti i modi di farle mangiare. Mangia le carote, bebè squalo, ti faranno crescere forte come un vero squalo. Oppure, prova i broccoli, sono pieni di vitamine. Ma bebè squalo faceva solo una gran smorfia e scuoteva la testa. Un giorno, mentre giocava con le conchiglie, incontrò un'amica molto speciale, una tartaruga di mare saggia di nome Marta. Perché non ti piacciono le verdure, bebè squalo? Chiese Marta. Bebè squalo le spiegò che le trovava troppo verdi. Marta sorrise. Sai, bebè squalo, anche io da piccola non amavo le verdure, ma poi ho scoperto un segreto. Le verdure possono essere buonissime se le prepariamo in modo speciale. Marta portò Bebè Squalo nella sua cucina sottomarina, prese delle carote colorate, dei broccoli verdi e li trasformò in un'insalata deliziosa con un condimento tutto speciale. Bebè Squalo, curioso, assaggiò un boccone e le piacque tantissimo. Da quel giorno Bebè Squalo scoprì che le verdure potevano essere molto gustose e salutari, e così insieme a Marta imparò a cucinare tante ricette divertenti e colorate. Bebè squalo, il piccolo squalo che non amava le verdure, diventò un vero esperto di cucina marina. La morale della storia. A volte basta provare qualcosa di nuovo per scoprire che può piacerci molto e le verdure, se preparate con un po' di fantasia, possono essere buonissime e farci crescere sani e forti. Fine della storia. Se questa storiella ti è piaciuta, per favore sostienici con un mi piace e iscriviti al nostro canale per tantissime altre storie divertenti, avventurose, ma anche educative. Grazie per la compagnia, arrivederci e alla prossima avventura. Ciao ciao!